Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo Buonasera video delle ragazzi. teste di Svapo. Questa sera cominciamo con la nostra collaboration con Magici Bigode. Vigod, autori di questo meraviglioso tubo, del suo predecessore, del suo successore e di tutto quello che verrà nell'avvenire dei secoli dei secoli. Ma questa sera non parliamo di hardware, ma iniziamo con uno dei sei liquidi che ci hanno inviato molto cortesemente. Li ringraziamo. Ciao ragazzi, Grazie grazie Bigode. mille. Thank you Forza guys. America! Liga americana. E niente, i liquidi sono prodotti tutti in USA, ce li hanno mandati a 3 di nicotina, 3 di nicotina, e salutiamo la Guardia di Finanza che sappiamo Buonasera, che ci Guardia segue Finanza. molto volentieri. Se volete l'indirizzo a casa sua, Ottimo. adesso Io ve lo diciamo dopo, dai. Va diamo l'indirizzo di Michel, che tanto lui c'è, amico benissimo. Guardia di Dai, Finanza. dopo lo scriviamo Dopo in sotto, descrizione insomma. indirizzo per la Guardia di Finanza. E con cosa partiamo? Partiamo con questo PGT, che non è CBD, CBD da un'altra parte. E, dicevamo, PGT sai che cos'è? volendo è meno legal questa che questa. Adesso Ah, probabile. come adesso sì. Facile. E, niente. Bigode, PGT, liquido al peach green tea, che vuol dire tè verde alla pesca, che se già il tè verde non vi faceva abbastanza cagare, ci aggiungiamo anche la pesca, così siete bestie di Satana perché bevete l'estate alla pesca. Perché l'estate si Io beve lo bevo la solo al pesca. limone. Comunque, teino alla pesca verde, e andiamo a vedere Guardiamo. il packaging, è questo scatolotto interessantissimo, molto carino, cartone riciclato, non è vero, cartone stampato, hanno ammazzato metà della foresta amazonica. E là che trick! Non ti uscirà mai più, lo sai. Mai più. Questa è la boccettazza da 60 ml, credo che in Italia la troverete a 50 più 10, classica cosa Classico. mix and vape. E andiamo alla prova olfattiva. Tè verde? Allora, l'odore sì, è quello del tè verde, si sente giusta giusta la nota della pesca, che Però non ci sta affatto male, sembra molto dolce. sembra tanta pesca. Sai che non mi ricorda l'odore? Mi ricorda il tè, Il Lipton? quello... No, non il Lipton, Ah, San quello solubile. Benedetto. San No, a me il Benedetto. Lipton mi ricorda. A me più San Benedetto verde con un'antecchia di pesca, un'antecchia. Comunque, stasera io lo provo sul tubo della Vigod, il Vigod Pro Mac, Carino. questo affarino qui, di cui vedrete il video molto presto. Sopra atomizzatore proprietario sempre Vigod, Vigod Pro anche l'atomizzatore. Resistenze sono 5 spire di Nembo 20, per una resistenza che si aggira intorno agli 01, sì, 009, 01 ohm, roba proprio leggera leggera. A E rischio a rischio scoppiaggio. scoppiamo tutto. Salutiamo l'amico di Brescia a cui è scoppiata la sigaretta Grandissimo, elettronica, che gli vogliamo grandissimo, sempre grazie. bene. Io sono sul mio E nuovo Bane, esatto, Goon ultimo modello da 528 1.5, Castor 5.8 Custom Vape. Vape, resistenza ho fatto, La resistenza sono le solite 5, è la stessa resistenza di qui, 5 spire mi ha di rubato il Nembo filo. 20 su punta da 3. E per una resistenza da 009 più o meno 1 ohm, C'è sì, da dire che 009 01 ohm, pesa molto di più il scusate. Sì, tuo. effettivamente ha questa cosa che pesa, Molto. però no, ne parleremo più Alla specificatamente in prossima. altri video, eccetera, 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 che se saranno già usciti li troverete sopra la testa di Stefano. Allora, io direi che possiamo dripparlo, io drippo subito da qua. Stack e andiamo a sbaffarci. Meritevole, simpatico. Allora, Sì, simpatico, il giusto tema. al sapore si alla sbaffata si perde un po' il sapore della pesca, si sentono più le foglie di tè, che per uno a cui non piace la pesca è molto più interessante sentire magari la foglia di tè verde, eccetera. Ti dirò, a me berlo non piace, ma non è malvagio, dai. Allora, neanche a me piace tantissimo il tè alla pesca da Leggerino. bere,
però non è quel dolce che smaga. Liquido Boh, alla pesca ma io sento, provato. sento molto le foglie di tè più che, cioè, non sento più il sapore di tè verde che quello della pesca. Che non mi dispiace, ci Ah, sta, è buono. fresco al punto giusto, nel senso non è mentolato né niente, si sente proprio il sapore fresco del tè, Sì, che è tè il sapore che deve verde e pesca, avere. buono. Molto buono, fammelo provare anche qua. Leggero. Allora, il sapore è molto leggero, è molto all day, si sentono molto bene le foglie di tè, si sente molto bene il sapore di tè verde. La pesca dà un giusto retrogusto, vi resta sulla lingua per un po', permane bene il sapore. Sì, senza pesca sarebbe L'unica pecca tè che ci verde trovo è proprio. che dopo un po' sa di umido, cioè dopo qualche svapata si perde il gusto, secondo me, o la lingua si abitua a questo sapore che non è proprio Perché è fortissimo, leggero, o leggerissimo. tende comunque a lasciarsi un po' andare. È l'unica pecca che ci trovo, però se non ci fate uno svapo compulsivo, nel senso che non ci fate 20 tiri uno dietro l'altro, a polmone, secondo me è un liquido ottimo. Certo. Quindi possiamo passare direttamente alle valutazioni. È un buon tè Se verde, veramente buono. sì, il tè verde è molto Anche se buono. non mi piace, un 8 glielo do. Tu gli dai un 8, io mi sbilancio anche su un Buono. 9 quasi, perché Buono, come all day è perfetto. L'unica cosa, come ho buono, buono. detto, Dopo un l'unica po' pecca che non lo fa cambia. arrivare al 10 è quella cosa che dopo un pochino si perde, ma neanche così tanto. Forse è proprio il mio palato che a un certo punto si abitua Perché è e troppo lascia leggero, lì. dai. Però secondo me è un'ottima combinazione di tè verde e pesca, e quindi si merita il suo 8,5-9, ecco. Si sta su quel voto lì, insomma. Si è passato, dai. Buono. Perfetto. Quindi per questo video è tutto, ci rivediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Fumate tanta marijuana, di quella legal, Legal, però mi legal, raccomando. legalmente. Svapatevi questo PGT che non fa male, anzi, che è molto buono. Riscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche quando pubblichiamo nuovi video, dirette, cose di qui di là. Dirette non abbiamo ancora fatte, ma forse ne faremo più avanti. A breve, Per quelli che sono di Brescia, a breve verranno fuori qualche evento, cose, giveaway. State comunque all'occhio sulla pagina, sul profilo Facebook Vapers Brescia, che siamo sempre attivi lì, anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro Instagram, su Famiglia Cristiana, tutti i su social, specialmente Focus. Famiglia Cristiana. E con quest'ultima svapata direi che Vi possiamo lasciamo. concludere e ci vediamo alla prossima. Ciao, Gary. Legal, legal.